Tour elettorale del ministro Mara Carfagna ieri pomeriggio nel Vallo di Diano, accompagnata dal coordinatore provinciale del PDL Antonio Mauro Russo, la ministra ha attraversato il territorio valdianese facendo tappa prima a Polla, poi a Sala Consilina ed infine a Padula. Nella sua prima tappa pollese, il ministro Carfagna ha fatto visita all'ospedale Luigi Curto a farle da cicerone il dottor Giliberti ed altri medici ed infermieri del nosocomio pollese. Al ministro sono state illustrate le difficoltà amministrative ed anche strutturali dell'ospedale, difficoltà di cui la Carfagna si è fatta carica auspicando che tutti gli ospedali campani dal primo all'ultimo e con essi la sanità possano riappropriarsi della propria dignità riuscendo ad offrire ai cittadini sempre servizi ottimali. La sanità rappresenta probabilmente uno dei principali punti della campagna elettorale del centrodestra in vista delle regionali del 28 e 29 marzo. In tal senso il ministro ha voluto rispondere anche agli attacchi sferrati da Padula qualche giorno fa dal candidato Vincenzo De Luca, che asseriva di rappresentare insieme alla coalizione che lo supporta il cambiamento. È paradossale, ha affermato il ministro per le pari opportunità, che De Luca parli di rinnovamento e cambiamento. Certe cose dette da lui, che ha iniziato come funzionario del Partito Comunista Italiano, fanno davvero ridere, ma a volte qualche barzelletta si può raccontare.